il signore. Quando mi posso vedere? Mo, aspetta. Ma in moto? Che? Ma rosso, è amarmeta te. Dammucori, tic tic. Guarda che mare. Così quasi trovo un decaccia cambieste dopo due. Tengogne, con nome che si mi esaurete dopo. Dove è nato Alessandro Manzoni? Nella clinica. Mi saluta Franco, oh forte! Oh, ma me prendete in televisione per piacere! No, andiamo la patrici, guarda! RCGNU! Allora ragazzi, siamo tornati, finalmente l'aereo non ha fatto scherzi, quindi ci siamo dopo questa avventura di Toronto, che vedrete nel periodo natalizio. Ritrovo il grande Mario Scarpelli, non lo so, ma lo siete. C'è anche Janet. Ciao, buonasera. Buongiorno, buonasera. Buongiorno a tutti. Signore e signori. Pier Francesco, come è stato Toronto? È stato bello. Pier Francesco, è stata cosa che ho detto, forse non ho capito. Ma volevo una... E dopo, squetta. Allora, ragazzi, siamo al mercato di Rende. Buongiorno. Come va su Natale? Come va? Come si prepara? Guarda che insalata, guarda che mele, guarda che... Come va? Beh, girate. Che bella gente, Come va sopra? Quando va sopra? Ah, ti è regalato. Ah, che bella. Che bella uva, bella. Cantaci una canzone. Uva, la guardava smare, bella. È la sonave che arriva, leve l'arriva. Oh, beh, chiedete la camera, amore, ci vende ancora a capo. Amore, vino, zia, quanto è balde, secondo me. Ma perché siamo stretti qua? Sì, ma se tu vedi così, ammuccia, capito? Cioè, no. Ma uva o vino, fammi capire. È meglio vino. È meglio vino. Preparate qua, ciò che vuoi, ma mi pigno peggio. Pagano però, pagano. Roberto, buongiorno, come stai? Tutto bene. Allora ragazzi, qua volevo sapere un attimino come vanno le spese. Guarda che bella gente. Buongiorno. A dove? Dove? Accomodate. A te per Francesco. Ma cazzo! Ci sembra male. Un mandarino, bello, buonissimo. L'altra canzone! La foto, com'è quella canzone? Che ne sa che dici, ma per fare? Che ne sa? La notte tu mi fai baci e la notte mi fai girare, ha visto? Ma scusa, ma un po' di mangiare o un po' di mangiare dopo? Ragazzi, la buon lavoro, come vanno i... Ringraziando Dio va tutto quanto bene. Oddio, potrebbe andare meglio, ma c'è... Di dove siete voi? Io? Di Rende, ma rendo poco però. Rende, guarda che gambe porco, che gambe porco. E qua è il polo del mercato. Il polo del mercato. Allora... L'altra canzone. Ma può venire avanti? Sì, avanti. Come si mandare? È buono. Ma ci puoi mandare dopo fare? L'altra canzone. Allora, presentiamo anche Janet perché... Tutto bene? Le spese come vanno a questo mercatino? Vanno benissimo. Mamma, quando il baccalà, chi c'è? Mamma mia, ti piace il baccalà, perfetto. È buono, a me mi piace. A te piace il baccalà? No. A Janet, il baccalà ti piace? No, non mangio pesce. Janet ci accompagnerà, parola mia, Mario, con Roberto. Roberto, insieme, siamo insieme. Facciamo le veline cosentine, la Bruna e la Bruna. Lei è una bella cantante, adesso poi vi faccio sentire delle belle cose con Janet, davvero straordinarie. Allora, dunque, le puntate di Toronto andranno in onda a Natale, e quindi, guarda che belle castagne. A quando vanno si castagne, signore? 3 euro a chilo. Bellissimo! Che fai, ma tu ti fai pigliare roba tutti i pacchi? E non ci lasceremo mai, e non ci lasceremo mai, avvizi! Vorrei salutare! Vorrei salutare! Adesso, saluta a nessuno, perfetto! E ogni botto! A Diego, a Giuseppe, a Biondo, alla Pizzarda, a Molinare e a Caputo, nella nuova Cosenza. Una parte per Francesco, una parte per... Mi sei mancato per Francesco. Tutto, Roberto mi è mancato. Grazie, anche tu ci sei mancato tantissimo. Grazie. Dov'è Janet? Certo, andiamo già. No, che sei in tutto, ma sei bello lo stesso. È stato un imprevisto. Qualche bello pepare. Qualche cosa fena. Mamma mia ragazzi, come ti chiami? Rosario. Di dove sei Rosario? Luzzi. Luzzi, che bella cosa. Luzzi ce l'ho alla Tarico. Vanno bene le cose? Male, troppo lavoro e poco... Troppo. Però vedete che ne può lavorare come lavora, vedete che come lavora. A che ti alzi la mattina? Alle 5. Il telefono sono alle 5, alla sera alle 8, alle 9.
Adesso. E quando vado a mangiare a casa? Ti faccio anche una paleata a te, ti faccio anche una paleata a te. Vabbè, ti faccio anche una paleata. Non ti avvicina. Non ti avvicina, ti meglio che sei già a capo, ti meglio, un caccio su cortile. Ma che vigliacco che vigliacco, ogni botta. Aspetta, mi fai le cose. Sei un grande, sei. Sei un grande. Faccio quanto che ti inguppolo. Che non inguppolo. Ok. Un caccio di cortello fa una persona seria. Quanti anni hai? Che pantalone bello che ti! Datti qui! Dammi un bacio! Dove c'è un caffè? Ciao bello, ciao! Ti voglio bene, ciao! Ti voglio bene, ciao! Un caffè, dove c'è un caffè? Uno solo! Fagli, faccio una canzone. Io dico cuccia, la non è buona, ma ne pensa già, passa. Già, è un grande... Però... Perfangi, una canzone a... Sì. Fior di cucuzza, la donna è mezza pazza, fior di cucuzza, ti piace? Fior di cucuzza, che sei bella. Canzone. Volevo sapere come vanno le cose. Guaglio, che si porta bene questo qua, eh? Questo è per tutto, guarda, pigliate pelle uno per uno, pigliate pelle. Quanta pazienza. Belle! Tieni. Da quando tu prendi peperone, c'è rossa spelata, sei come un peperone, hai visto? Che è un personaggio. Oh! Dopo! Che disgraziato, troppo sembrato. Allora ragazzi, come vanno? Come vanno le cose? Buongiorno. Cioè, perché poi... Buongiorno, che avete comprato, signor? Buongiorno, questo. Una bella tazza di caffè la facete? E perché no? Dammo caffè. Signore, Cosenza caffè. No, scusa, non stai guardando cosa vi accade su. No, grazie. Questa sì. La nuova? Cosenza caffè. Cosenza caffè, però è sempre uguale alla nuova Cosenza. Oh, sa che proprio prima si è acchiappato. Cosa vi accade su, scusa. Che bella. Questa è sua, signore. Una bella tazza di caffè Cosenza per tutto il mondo, lo abbiamo portato anche a Toronto, andiamo a portare. Per una cosa, io vado a Cataluna, lui la notte facciamo caffè. E che specialate, che specialate? Non è cosa. Un bacione, signor, grazie. Allora, ma state mangiando a dovuto di mangiare? Sta mangiando, mangia. Si sta mangiando crudo, si sta mangiando, con tutta la corte. No, sono le cose fuori. Ma vogliamo fare una canzone a cappella? Quale, dimmi tu. Quale vuoi tu? Scende la pioggia, ma che fa? Lo facciamo corto, sì. Sennò poi rubo il posto. No, ma tu sei una professionista, insomma. Grazie. No, fa un'altra canzone. Pure in inglese, una cappella. Ok. At first I was afraid, I was petrified. Good thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. Now grow strong, learn how to get alone. Brava. Offer una... da fa. La 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 la. Viz? Il jukebox. Roberti, come siete belli. Grazie, oggi. Gentilissimo. Oggi Roberto, quindi ragazzi, con parola mia abbiamo una bella situazione. Guarda, ancora con il fuso orario, non è che mi si ricuoto qui. C'è proprio veramente... Buongiorno, come sta? Venga. Venga, guarda che belle mutande, per francese. Belle mutande, belle. Tu devo pigliare una bella mutande. Sei mutande di Milan, rosso e nero, bello so. Come sta? Bene, grazie. Sta facendo un po' di spese, sta facendo in questo mercatino. Solo passiamo. Una passiamo? Una passiamo, di dove è lei? Qui, da Renda. Da Renda, ma un bello mercatino, insomma. Guarda, non mi posso arrivare a pigliare questo coso. Ah, dove siete? Vero, Roberta? Sono qua onnipresente. Mitica Roberta, mitica Roberta. Mitico Pino. Che sta mangiando? Buoni castagni! Sto mangiando qua, ce lo sono mangiando. Buongiorno signorina, come state? Buongiorno, come state? Possiamo? Frate, che mi stiamo mangiando? Buongiorno, chi è? Buongiorno, ragazzi, allora, giriamo da questa parte. Buongiorno.
Niente, guarda, c'è stamattina c'è proprio un po' di crisi. Buongiorno. Come state? Buongiorno. Buongiorno. Signora, come siamo? E me che c'era, signora, mamma mia. Quante mangiate da signora? Dammi un bacione. E lei è una signora in dose. Quante sarà? Come sta vostro marito? Ma ne ce lo saluto, ma ne ce lo saluto. Quando mangiate quante fusilla da signora? Buonissimo, a me mi piace. È un buon gustaio, è un buon gustaio per Francesco. Ciao signor. Che belle fusilla. Roberto mi fa morire. E passa davanti. Vieni, giovane, sera, è un piacere grande. Grazie, voglio una bella mangiata davvero. Di gnocche di fusilla. Di gnocche di fusilla. A mano sempre. Che bellezza, che bellezza, che bellezza. Tante salute davvero. E era quante belle cose. Allora, come vanno le spese? Bene, bene. Come? Pigliaci un banco. Come andiamo a piedi con l'elicottero, con l'aereo. Arriva, ci vuole un arcobaleno e poi la sua nave che arriva, c'è Gio Caputa, vedi? È morto. È vivo. Allora, ragazzi, come vanno le spese? Diciamo abbastanza bene. Che tappeti, ma sei cumbra, gente? Si cumbra, si fanno un po' fatica, ma si cumbra. Ma che tappeti sono? Non sono tappeti, sono plaid. La tigre di Valencia. Sandokan. Bello davvero, però. Guarda, secondo te devi sgare così. Bello davvero. Devi sgare pezzanco una bambola. No, la signora... La signora che si sta con me. La tigra Malezia su. La tigra Malezia. Ma quando ne vedremo? Quando ne vedremo? Come se muoceva pesco, non mi vede, signora. Vediamo torna a me vede. Ah, televisione. Sabato alle 13:30, domenica alle 14 e sabato sera alle 21:30. E domenica anche. Lunedì alle 6. Esprimi un tuo pensiero, Robè. In generale? Sì. Come vanno le cose? Ma le diciamo che comunque non è un periodo molto favorevole per quanto riguarda la Calabria, per quanto riguarda diciamo l'economia in generale, però si cerca diciamo sempre di fare del proprio meglio. Certo, questo ha spesso il suo pensiero, perché vi ricordo che Robert è molto, come dire, attenta a tutti i problemi. Oh, segno! Turista! Vede qua. Allora, buongiorno signorina, chiedo scusa. Buongiorno, chiedo scusa, vi volevo dire una cosa. C'è un po' di caffè che vi voglio dare. Vi ricordo che adesso inizia parola mia e quindi. Addesite, voglio, va. Addesite, dove è Robè? Ah, Robè. Allora. Come va Nico? C'è una truscia, c'è. Ma i frizzoni sono buoni però, che sei bella, Stasera l'aria è fresca, ci vorrebbe un pensiero, ti ricordi? Stasera l'aria è fresca, ci vorrebbe un pensiero. Paolo dice che è un uomo, che una volta... E chi ne ha cantato? Ha cantato Cavallaro, mi pare. Cavallaro? A Cavallaro. E chi ne ha cavallato? Mimo Cavallaro, stasera l'aria è fresca, ti ricordi? Ma è morto? Io dei pensieri, è vivo. Non si è mai, per favore. Allora ragazzi, come vanno le cose? No signor, venite qua. Che state combattendo bene. Mannaggia che state combattendo bene. Mi pare questa cosa, mi pare che signor Toronto, ma ancora questo fuso orario non mi trovo. Che sta comandando del bene? Io ho gli accessori per fare gli orecchini. Brava, quindi lei, vedete uno che non può lavorare, come può lavorare, vedete come può lavorare. Quindi lei queste. Di dove è lei? In provincia di Crotone, isola Caporizzuto. Bello, quindi siamo cugine, la Calabria unita, io in tutto il mondo, questa è la... E studia? Sì, è quello mezzo. Ma non è agli studi? No, è un hobby. Ma le vende però? Ma le amiche, così. Faccio assaggiare una buona cosa, faccio assaggiare. Se no Maro si imbesano, scendono sempre. A quando siamo, voglio? Questa come è sexy, è bella, è carina. Caffè Cosenza, questo in tutto il mondo, ragazzi, assaggiate questo caffè e poi me lo fai sapere. Ok, grazie. Vi ricordo il nostro sito, Pino Gigliotti, www.pinogigliotti.com.
Sì, ma che ne è? Iscrivetevi al fan club, proprio per notare altre sorprese che ci saranno da oggi in avanti. Va bene, grazie ragazzi. A quando siamo, Maruzze? Sta bene a Ciova, sta bene, mannaggia le pescette di Roma, dicono. Signo! Turista, turista! Turista, turista! Turista, a dov'è? Che ciuscia, fate me! Che ciuscia, cacci! Buongiorno, signor! Buongiorno! Mario Scappello alla camera, un lusso! Poi facciamo questa... Buongiorno signor, che cosa combatte del bello? Niente, stiamo guardando sulla una passeata, è bello, che ci mancano cuore, ci manca. Signor, che c'è bello? Come va? Lo fa che lo freddo forte, ora si va top. Ah, lo sa. Avete ragione, c'è una ciuccia che si muore, sì. Loro mangiano, che ne mangiano, e noi abbiamo passeata. Penso che mangerai anche te. Cioè se non moriamo, cioè, perché mangiate pure voi. Come dici che mangiano e noi non mangiamo? Mangiamo un poco tutti. Bravo. Di dove è lei, sì? Io calabrese e sto a Battipaglia. Buono. C'è la mozzarella buona. La mozzarella è buona a Battipaglia, ma mangiate buona mozzarella. Certo che sì. Bella. E quindi di passaggio lei? No, calabrese. Ma vive qua? No, c'ho i parenti. Ah, certo. Tante belle cose. Allegria, signor Capito, è bella, signor. Se no pagavamo scatta la taranto, va mozzicato. Buongiorno amici, come va? Teniamo la baracca, come fa? Possiamo? Che sono buoni profumi? Buono profumo di marca? Voglio il tuo profumo, perfetto. Ma tu te la puoi trovare una fidanzata? Io vado, voglio il tuo profumo. Chinaca? Gianna Nannini. Evviva. E c'ha una figlia. E c'è una figlia, auguri a Gianna Nannini. Come si chiama la figlia? Si chiama Francesca, mi pare. Francesca? No. La figlia Gianna Nannini, come si chiama la figlia? Come si chiama la figlia? Voglio il tuo profumo. Non sono preparato. Mirka si chiama. Mirka si chiama. Voglio la tua. Voglio il tuo profumo. La viz. Ragazzi, io gioco a ballo, l'impresa. L'impresa fa bello perché stanno a capire. Sta chiovendo, guaglio, sta chiovendo. Buongiorno, guarda che bella pemadora, guarda che bell'uva, complimenti, guarda che bell'uva. Ma non si può ne pegliare, per fangio, tu a tutti i parti a due. Ma lo devi chiedere, Stanno leggendo i sacchetti, chiedi in roba se stanno leggendo. Pasqua, dove è Pasqua? Pasqua, chi è Pasqua? Pasqua, vieni qua, Pasqua. Vieni qua, almeno qua stiamo qua. Pasqualo. Vieni che cosa un guaglione, Pasqualo. Come vogliamo, Pasqua? Io buono. Mica le guerre. Non devo votare in questa maniera. Oh, si è addobbato pure i pepe, si è addobbato. Ma potete mangiare? Che pipa, la pazza è buona. Però non deve mangiare non deve parlare con la bocca chiusa. Fammi una poco a mangiare, tutta la cocca sta a mangiare. Siamo in un giro però grazie a Dio però che qua ce n'è gente. Io avessi voglia. Vuoi che venni? Io vengo. C'è la me. E c'è la me perché sui c'è la me, dice. A Zambogna. Ti piace la Zambogna? Sì. Però per fangere basta a mangiare però. Aspetta un po'. Se no un po' cantato. Una bocca chiene castà. Fuse pure lip le caccia, per fangere. Ah, le caccia un lip che va fuoco. La canzone! No, prima mangia e dopo la canzone. Se no ti la bocca chiene di castagne e te ne inserite dopo. Guarda qua. È buona la dolce! Sì, ma non dovete, c'è un po' di tapia per pagenzi mangiare, aspettate una poco. Voglio. Vabbè, ricordiamo qualche sponsor nel frattempo. Sì. Ricordiamo Eurogronda di Luigi Violetti, incontrate a Gidora, zona industriale di Luzzi. Grande Luigi! E ancora Pizze e Spizzi che via Popilia, secondo lotto Cosenza. Poi? Pasqua? Pasquale Belmonte, alle spalle del Tribunale via Pane Bianco Cosenza. Grande amici, grande imprenditore, ragazzi, vi vogliamo bene perché questi li ritroveremo tutti a parola mia. E poi man mano andiamo con gli altri, va buono? Stai ciovendo, vedi una bocca mi fa, vedi che fortuna che abbiamo noi. C'è della pioggia, ma che fa con le monte per me, io per amore sto morendo a vizio. Però non mangia più perché le casta, pure che c'ha un lip. Ma se mangia casa con tutto lip. Quella parte di sopra, non la devi mangiare. È amara. È amara. È acidità. E poi ti stippa dopo. E mi zippa. Chi ti stippa? Mi zippa.
La gola oppure la bocca. E poi con la gola che ci vuole per Ci vuole un bicchiere di acqua, una gazzozza per farla. O un bicchiere di vino. Un bicchiere di vino, vino, tira a cabà. Quanti bicchieri? Quanti bicchieri? E io che mi appisto per fare questo. Ciro. Ah, Ciro? Ciro. Demetrio, Daniele e Giovanni. Sono tutti i fans di Zoo, perché te hanno sempre. Anch'io! Saluta Giussi, Giussi, Manila delle squitte squitte. E Marcello. Se mi vedo mangiatore una castagna, no. Mi fa sparaccio. Aspettateci un minuto, voglio, quella castagna, se no va a dicerlo mia. Dopo mi faccio una bella consultazione che si capardo, Bello! Buono patito con cacio cavolo! Allora ragazzi, facciamo così. Diamo la linea alla pubblicità, ma non capite canale perché. Pubblicità, perché dopo che c'è dopo? C'è la seconda parte. E che facciamo? Cadiamo e zumbam. Ok, fra poco, fratemi. Seconda parte ragazzi, il tempo non è clemente, purtroppo quando andiamo noi chioma, possibile. Buongiorno, un attimo solo, vedete qua. Quando non si fermano, no, signor, quando non si fermano, parola d'onore. Piglia, sta cura, ma pensa per piacere la cosa che piglio cura con ripi. Piglio, ti devo fermare a rozzo. Come? Al segnale rozzo. Perché? Quando è il segnale rozzo, fai fermo, quando è il segnale verde, via libera. E chi ti ha detto? Io gli faccio tutte queste cose. Bravo, i segnali. E il semaforo che è fermo, un rosso bisogna fermare, un verde bisogna camminare. Un giallo. Un giallo è l'arrendare. Sei un grande, Grande, tu non devi tradirmi. No, Io sempre con Pino Gigliotti, insomma. Ma ti conmeno. Ma guarda che da tutti i parti addobbano dopo. Roberto, un altro sponsor lo puoi salutare. Sì, salutiamo Mufasa Viaggi, a Via Orti a Mantea. Grazie Silvano. Sì. Titolare dell'agenzia, ma tutta Mufasa perché mi hai fatto volare veramente bene. Abbiamo fatto il viaggio a Toronto e lui ha sponsorizzato praticamente questo viaggio a Toronto. Grazie per la tua grande serietà e professionalità. Mufasa Viaggi da Mantea, ragazzi, vi fa volare, vi fa viaggiare in modo veramente serio. Bello viaggio. La prossima volta, Io vengo sicuro, mi metto in forma e vengo davvero. Ma perché hai paura dell'aereo? Ho paura che l'aereo collassa. I vertigini. Mangia, visca sta mangiando, no? Un po' mangiaccio, perché poi fai i conti. Meno male che buona voce ripigliate. Che castagno con l'ippo. Ti boccano la voce. Abbiamo anche Janet in compagnia nostra, l'abbiamo presa oggi di sorpresa. Lei ci accompagnerà nella trasmissione Parola Mia. C'è una voce meravigliosa. Grazie. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Ha capito, Marzia. Che mi sembra che è fidanzata, quindi non innamorai niente, ma è fidanzata. Mi innamorai, la. I giardini dei sempre. Sono morti. Sono vivo. Ah, sono vivo. Oh, ma che dici che sono morto? Oh, yeah. Buongiorno, signora, dove fate bello? In giro a vedere. Signora, ti ha messo un ombrellone, ti ha preso benedetto. Tu pigli un ombrellone buio. Ho poi venuto tutto, la pioggia stava per arrivare. Sì. Ragazzi, quindi fermatevi. Buongiorno. Fermatevi qua. Sul Rai 3? Sul Rai 3? Sì, sul Rai 5. È meglio Rai 3, allora. Salutiamo tutti gli amici delle tre con grande affetto. E tenete l'Europa 50, signora, da dove viene lei? Dallo scalo di Mongrassano, vicino a Tracri e Bisignano. Tracri? Sotto, insomma. Sotto. Vuoi salutare qualcuno, signor? La mia famiglia, mia mamma e mio fratello che è a Roma. Salutatelo. Ciao. Come si chiama suo fratello? Si chiama Cesare. Ma un messaggio a Cesare, dice. Chissà cosa stai facendo adesso. Dice a te, signor, come stai facendo? Che stai facendo? Sta divertendo, Cesare. È sposato, Cesare? Sì. Allora, a sorare, fammi vedere cosa. Sì. No, sta lavorando, è ingegnere. Ingegnere, mi saluto. Grazie, sì. Ciao. Allora, signor Giovanotto, perché a nascondi ti aiuta alla scuola? A raccupazione, cercate di lavorare. E infatti lo so, l'assemblea segue, una vista. Quindi voi perché, ma scusate, per fare un secondo solo. Sì. Che è una cosa seria, perché fate assemblea? Perché questo sciopero? Andrò a scuola. Bravo. Almeno io serio, a me lo sa che andate. Ti dico la verità che pure io, quando io ero a scuola facevo felone. Simone, e lasso sta con suo Simone. Tu invece perché avevi l'assemblea? Pure io per non andare a scuola. Io pure per non andare a scuola, giusto? E perché un gatto a fico?
Dopo ci danno una cosa. A Fecunia. Ah, siamo io te, un geranna. Siete fidanzati tutti? Diciamo. No, io no. Sì, capite, tutti c'è solo, capite. No, non c'è niente. Qual è il problema? Dite. Allora, perfetto. Scomaccia tu sa mano, non cadere mai come uno palo, fa così, dimmi che cosa vuoi. Vai. Siccome mia figlia oggi fa 18 anni, gli volevo fare gli auguri. E bellona, te li facciamo pure noi allora. Grazie. 18 anni è una tappa importante. Lo so, diventa maggiorenne. Diventa maggiorenne, quindi noi siamo, come si chiama lei? Ilaria. Ilaria, tanti auguri da tutti noi, perché veramente raggiungere 18 anni è una bella tappa. Tutti i ragazzi vogliono raggiungere 18 anni e poi volano, compa, dopo volano. Tanti auguri a te, la festa è finita. Oh, cominciano ad essere comunque. Te, chi lo sa perché, la Marcella bella. Ma Ilaria, c'è dove, allora, cara Ilaria. Cara Ilaria, tanti auguri a te, poco bella, festa è finita, auguri a te. La cantava. Ma c'è la bella. Evviva. Evviva. Gianni Bello non si vede da parte. Paolo Gianni Bello non sta bene. Grazie, grazie davvero ragazzi. In bocca al lupo, divertitevi. Allora, se volete dire qualche cosa, perché piovigine, allora, buongiorno signor. Avete ragione. Purtroppo quando... Signor! Turista. Tigno. Ma come... fotografie. Signor Chiri Galline, quindi... No. Già fa fotografie, però dacci del caffè. Dammo caffè, vieni qua. Però vedi qua, vedi qua. Vedi qua. Signor, vedi. Vedi. Oramai è storia. Ma passamela a mia, prego. Pure a voi, pure a voi. Signor, ci vuole una cascetta, signor. Ma vedi a comprare. E fate a me. Aspettate, l'abbiamo finita, amore di zia. No, non ne vogliamo noi. Beh, la prossima volta lo do pure a voi, perché ne abbiamo portato una busta, poi per capacità. Però vi voglio bene. Allora ve la porto io, signor. Ve la porto io. Promesso che... No, noi vogliamo. Lo so. Ma con voi la signora? Era solo con loro. Però dite qualche cosa. No, una bella tazza di caffè. Aspettate, non ve ne andate che ce ne andiamo assieme. Lei mi ci guarda pure, perché sì, sì, sempre. Vi diverte questa trasmissione? Mi dà un po' fastidio veramente. La trasmissione? Perché? È così. La verità. La verità che siete bravo. Grazie signora, no, sto scherzando, ma anche se non vi piace perché. No. Come sta? Tutto a posto? Una poco spesa? No, è se mi interessa che toglie, signor. Dopo, se mi fermate. Sempre, siete tante simpatici, tutte. Noi viviamo per voi. Ma poi Giglio. Grazie di cuore. Grazie di cuore. E come no, un abbraccio forte al professore, grande professore, grande. Grande professore, grande amico mio. Allora, mo io che fa? Che so qua, no? Sono stagiato. No, vanno... c'era qua, signore, tu. Ah, c'era, può arrivare, sì. Questo lo diamo. Voi caffè ne avete? Ce l'ho io. Ah, avete come sono bravo, avete. Allora, vediamo da poco, lo diamo oggi a qualcuno dei voi. Dov'è che è qua? Io sono qua. Esprimo, saluto gli altri sponsor. Salutiamo concessionaria Runque C, in Contrada Lecco, zona industriale di Rende. Poi? E ancora il caffè Cosenza, via Pane Bianco. Qualcosa siete dimenticati? No. Mi fa morire, Roberto. Vabbè, tu sei unico. Ti avessi reinventato. Grazie. Esprimo un altro pensiero. Ma un altro pensiero, vabbè, riferito al tempo. Purtroppo oggi, diciamo, non è un ottimo, diciamo, tempo. Tu sei la più bella del mondo, ha visto? Sono beccato la pioggia. Perché un già dite che la canzone sei signore. Ma tu sei la più bella del mondo, ha visto? Peppe, Angelo, facciamo, siccome piove, mettiamo le cacate. Sì, allora, possiamo metterci qua? Allora, vieni qua. Allora, Peppe, Angelo, tutti mi chiedono, no? Sì. Dopo, sto vieni qua. Io sono l'impresario. Perché... Tu vorresti incontrare una bella ragazza. Io vorrei incontrare una bella ragazza. Una compagna di vita. Una compagna di vita. Ma pure a topo, se no può essere solo. Pure a lui, pure a lui. Aspetta, mi piace stare singolo. Chi ti piace? Singolo. Perché? Libero. Ma che pare che fai. Ci ha capito, Maro, ci ha capito. Tu invece? Io vorrei incontrare a lui. È una bella fibra per fare un matrimonio subito. Subito un matrimonio? Possiamo andiamo in America, a Toronto. A Toronto. E quanti figli vorreste? 5 figli. 5? Sì, nato si chiama Nicola, nato Simone, nato Nicoletti, tutti. Tutti 5 figli? Tutti i figli. Tutti maschi o femmine? Tutti maschi. E si può capire pure i femmine, si capisce?
I femmine pure. Le donne pure. Pure. Una donna come la chiami? La donna chiamo Donna Canone. Ti piace passare per la stazione, l'ultimo treno perderà, visto? Grande per Francesco. Ti stai divertendo? Sì, sì. Adesso preparati perché ti aspetto un bel percorso questo inverno. Sì, è vero, fino a giugno, se non mi imbroglio. Si parte dalla prossima settimana, perché questa è la settimana dei morti, quindi per rispetto aspettiamo. Un saluto, signora, rapete sembre, rapete sembrelle. Buongiorno, come sta? Buongiorno, di dove sei? Di dove sei? Sono di cosa? Di Renda. Ah, di Renda, aspetta, sì. Subito sei giornato. Buongiorno. Vieni qua, vieni qua. Ho visto questa bella ragazza, ho detto vediamo se possiamo fare. A scuola niente oggi? No, all'università sono. All'università, complimenti, che studi? Scienze delle comunicazioni. Bravo. Signora, la compagna? Io sono la mamma. Capito. È fidanzata, voglio? Chiedetela a lei. Hai giù, fidanzata? No. Studia. Invece per Francesco vuole... Io ho ingegneria oncologia all'università Cavalcanti di Rende. Studi? Ingegneria oncologia all'università Cavalcanti di Rende. Che materia è ingegneria? Oncologia è l'ospedale, uno che sa bene, uno che fa come... Oncologia, no, questa è una cosa importante, no, per Francesco, è meglio che studi ingegneria. Facciamolo studiare a chi è più competente. Buongiorno signor, chi vuole va sordo, va. Chi vuole va sordo, va. Magari. Ma poi tanti soldi. Come signor, chi vuole? Vedi qua, guarda sempre col telefono alle mani, vedi qua. Sempre col telefono. Oh, è bella di zia. Poi andate in discoteca e facete, vedi qua. Di dove siete voi? Non ci andiamo in discoteca. Dove siete? Io sono di Cassano Ionio. Abbiamo tutti gli amici di Cassano. Ciao, sono di Lamezia, di Castro. Sono stata a Doria. Cassano, è bello, Doria. Sono stata a Doria 2 anni fa, vicino Cassano, e poi Lamezia c'è sempre l'ospedale della Grande. Fidanzatine siete? No, sì. Studiate qua, studiate? Sì, sì. Sì. Come vi trovate? Bene, bene. Allora facciamo una cosa, quasi come loro... Dammi un caffè, datemi il caffè. Datemi il caffè. Apri il caffè. Apri. Caffè con... Pure non preparerò, che si porta fuori. Bene, grazie. Tenac. Grazie. Allora, quando è? Pensate a noi, Cosenza Caffè, vi fate un bel caffè. Bene, bene, perfetto. Ci mancava a casa. Allora, sono contento per voi. Vieni qua. No, un secondo solamente, un secondo. No, devi venire, piglia. No. Come si chiama? Valente, un secondo solo. Ti devo dire una cosa, Valente. Valente, scusa, non puoi non fermarti, Valente. Ciao. Come stai? Bacino. Valentina, ciao. Tu fai sfilata, no? No, faccio la ballerina. Fai la ballerina, con chi? Dipende, è il mio lavoro, quindi dove capita. Ma vedi, dopo l'abbiamo incontrata, io mi sorrido a Maruzzo. Come stai tu? Tutto bene? Bene. Meno male. Valentina, tu sei sempre bella. Benedica. Benedica, ho telefono a lui. No, dammi qua. Dammi piglio. A dopo, Peroncino. Un peperoncino, senza accato, Valentina. Ma tu con chi stai lavorando? Sono in giro in tournée. In tournée. Ma Valentina, lo puoi dire tu che cosa fai? Tu sei in tutta Italia, no? Sì. Sì, sei stata con quale con Raiu che si porta bene. Porta bene. Grazie. Oh, Valentina ha lavato su Canale 5 su Raiu. Sì, anche sì. Tutta la corrida, il bagaglino, un po' di cose. Insomma ragazzi, che Mario ride. E ma è stata pure da noi, è stata con me in trasmissione. L'Europa, sì, come no. Che bellezza. Come ti trovi fuori? Bene, bene. Però è sempre un piacere tornare qua. Aspetta un po'. Fatti valere, Valentina. Grazie. E perché tu hai detto che sei bello, ti ho fatto così? Perché? Sei bellissima. Grazie. Io ho detto a Valentina, quando dammi caga, mi sono, era piccola, tu facevi parte di una scuola, no? Sì. Io quando ti ho visto ho detto lei farà carriera. È lo vero, dire tuo padre. Te lo ricordi? Lo ricordo pure io, sì. Te lo ricordo. Mamma mia, mi sa che zanica. Davvero. Un saluto ai gemellini, Daniele e Gerardo. Chi sono i gemellini? Io sono messo a tutti. Gemellini, poi fanno sta. Valente, ma che piacere. E anche per me. Ti raccomando, mo che stai facendo tournée? Sì, sono in tournée. No, è una compagna di danza. Questo te lo ricordi che tu facevi strada? Come non me lo ricordo? Chi sei il numero uno, voglio? Chi sei il numero veramente? Mome, signore, ricorda. Perciò Maruzzo fa così. Che bella presenza, Valente. Quando vieni qua, beh, mettete un bigliettino per il nostro sito, così, no? Ci tengo, perché... Tieni qua, perfetto. Grazie. Io tengo il microfono.
sono proprio emozionato perché ho visto una ragazza che ha fatto veramente con tanto lavoro, tanto sacrificio. Grazie. Un peperoncino porta bene. Certo, porta bene, lo porto sempre appresso. Dammi un bacione. So. Ciao. Ciao, zio. Che bellezza, ciao, che bellezza, che bellezza incontrata. Bellezza. No, che chiudo, se mi interessa. Ma non possiamo chiudere, cioè. Dov'è? No, lascia stare, siamo io. Fallo venire qua, dov'è? Che ne va, che ne è che su qua? Non è che credo che l'anziano poverino che. Che l'anziano no. Valentina, che bellezza ragazzi, questa è fatta una ragazza carica. E poi vedete la grande umiltà di questa ragazza, come si è fermata Valentina, che bella presente. Io tengo sesto senso quando. Dov'è? Vieni. Buongiorno. Allora, come sta? Di nuovo, signore, come sta? Tutto bene? Bene. Allora, di che cosa vuole parlare? Lei mi ha detto, il nostro amico. Del problema Italia, tasse. Qui in Italia, soltanto i politici. Ma bella, no, aspetta, questo è una trasmissione di intrattenimento, però ti faccio esprimere il tuo pensiero. Dai, vabbè. Allora, senza parlare di destra e sinistra, perché sono tutti gli stessi. Il problema è solo ci sono le persone buone che sanno lavorare, quindi la politica non è che tutta l'erba un vascio, cioè ci sono chi rega i seri e le cose. Comunque esprimi il tuo pensiero. Il problema non è la gente che non può pagare le tasse. Il problema è che non ci sono modi per produrre. Perché i politici pensano soltanto a loro stessi. Perché guadagnano più di 20.000 euro al mese. Non tutti. La maggior parte. Pure trend. E persone comuni, come operai, impiegati, guadagnano circa 1.000 euro, chi 800. E alcuni non riescono neanche a fine mese. E non sanno neanche come pagare le bollette. Dare magari sussidio ai propri figli. E questo è un problema importante, sì. Lo so, caro amico mio, purtroppo niente. Tu lavori qua? Sì. Tu lavori qua. Che è morto, che daffe, è morto. Vieni. Che daffe, ormai è morto. Vieni. Che daffe. Non funziona. Ah, che daffe. È morto. Io pensavo che cabbava le muerte. E come muore? L'hanno ammazzato. Secondo te? E l'hanno messo? Sotto a te da sabbia un deserto, del Sahara. Un deserto del Sahara. E tu sei informato? E sa c'è tutto. Ma che l'hanno ammazzato? I mugiardini forse. I mugiardini. tu sei un personaggio là, veramente. Ma guardate come è informato. Quindi, I mugiardini. Perché? Secondo te perché l'hanno ammazzato? Io te l'ho nascosto da chi YouTube, e uscite voi l'hanno ammazzato. Con che cosa? Con la pizzola, per una cosa. Dice con i piedi. Con i piedi. Come fuggì? Fa pa, così. Ma tu sei contento? No, quando no. Ci sembra una morte. Grazie, scusa amico mio, tu lavori qua, c'è una... Sì. Io con grande difficoltà. Anche io sto avendo difficoltà perché la gente cerca di risparmiare, perché non arriva a fine mese. Giustamente manca uno si può manco cangiare un gol perché non tutti i giorni tu sai che può fare spendere. Vieni c'è l'elastic arriva con una volta, vieni solo l'elastic e neanche quelle si possono vendere. Mo scherzavo, ma se no cos'è? Perché ci sono sempre le tasse da pagare, contributi da però dobbiamo reagire, dobbiamo reagire perché se non può arrivare non può spendere, è una strada, non può neanche comprare chi vorrebbe. Speriamo che le cose cambiano e che non aumentano le tasse. Che la cosa ragazzi, ma a parte gli scherzi, questo è un fatto molto importante. Dice, fra, ma chi sa che va che boh, fra? Ma vieni qua! Ma guarda, mi chiamano e poi a moccia. Guarda, la tua di giù. Siamo quasi alla fine, mi sa. Come siamo quasi alla fine? Perché ha fatto con i mani due. Due che? Due dita. No, ma devo vittoria, vuol dire. Tre minuti. Però comunque, allora...
Ragazzi, che banda di scalmanate che siamo, eh. Jared, allora noi ci vediamo a parola mia, ci vediamo. Sì, sì. Schiarisce la gola. Schiarita. Parola mia inizia tra un po'. A novembre inizia, quindi da qui a poco già possiamo dare la nuova trasmissione. Sì, ogni tanto si cambia. Ci vuole un Che oggi è più Gaetano. No, salutiamo a Gaetano, salutiamo. Signore, arrivederci, grazie di tutto. Allora, Mario Scappella alla camera, un lusso, abbiamo... Ciao. Dunque, se volete seguiteci sul fanclub di Zio Pino, www.pinogiotti.com. Verrete sempre informati di tutto quello che succede sulle nostre tournée. Se volete chiamateci per le nostre serate, quindi faremo cabaret, musica, spettacolo, quello che... Cabaret, musica, con Biefagetti. Io voglio che il 12 sia una bella serata e io vengo e vi ci divertiamo. Allora noi ancora Halloween. Aspetta, sì. Allora hai fatto questo invito. Noi il 31 dicembre ancora per il Capodanno siamo liberi. Se c'è qualche locale che le butta e noi ci divertiamo il 31 dicembre. Quindi facciamo lo spettacolo, il nostro spettacolo. Va bene? Tu sei libero il 31? Sì, sì. Quindi possiamo portare anche la cantante, brava cantante, poi sentirete nel corso delle puntate di Palamia. Ha fatto una cosa intelligente. Beh. La tua intelligente. Sì, tu. Ma lo portiamo a Topos. A Topos pure. Un 31 ottobre Halloween. La notte e come di... fa? Come fa? Ma a cucuzza che fa? A cucuzza, le puttana a cucuzza. E tu ti veste? Io mi vesto di Halloween. E come fare Halloween? Oh! Un'ottima occasione per chi vuole comunque divertirsi. Per divertirsi ovviamente e per uscire un po' al di fuori della vita quotidiana. Io fare un sorriso comunque alla gente. Brava, io personalmente Halloween non lo condivido perché è una festa come piace. Halloween no, però noi stiamo parlando comunque del fatto di chi vuole invitarci per il Capodanno. Ah, certo. L'opportunità certo. Ovviamente di divertirsi, di passare una serata diversa, in compagnia. Brava. Mi hai commosso, roba. Mi hai commosso. No, dai, non fare così. Mario Scarpelli. Mie Francesco. Roberta. Janet. E dopo aspetta. Signore, a voi tutti, un bacio, alla prossima, ciao, grazie, grazie, grazie. Erri signore! Quando mi posso vedere? Mo, lo spegno. Ma in moto? Che? Maro, è a marmita di... Dammugori di che guarda che mare! Questo è mare? Così quasi dopo un di caccia cambieste dopo due. Che ingogne, con nome che si mi esaurete dopo. Dove è nato Alessandro Manzò? Nella clinica. Mi saluta Franco, oh, forte! Oh, ma me prendete in televisione per piacere. No, in la lavatrice, guarda.